E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi voglio proporre un pezzo di video che ho fatto in Toscana che non ho ancora caricato sul canale, in cui vi do dei consigli, diciamo, per i viaggi, per organizzare, cioè per prepararvi più che a livello organizzativo, ma a livello fisico anche per quello che riguarda un lungo viaggio in moto. Spero che vi possa interessare, spero che comunque che possiate apprezzare appunto i consigli che arrivano da uno che dei lunghi viaggi è ancora, diciamo, neofita. Quindi a voi il discorsetto che ho fatto. Vi ringrazio ancora di seguirmi. Ricordatevi già di iscrivervi al canale e alla prossima. Comunque, un consiglio che vi do: se dovete preparare, cioè se state facendo una preparazione per un lungo viaggio, quello che almeno mi sto rendendo conto io, lungo viaggio intendo, diciamo, dai 3-4 mila chilometri, dai 3 mila chilometri in su, ecco. Poi dipende anche quanto state in giro. Ad esempio, l'anno scorso, in una settimana, ho fatto più di 3 mila chilometri. Quindi, se vi state preparando per un lungo viaggio, vi consiglio io. Cioè, sto vedendo che comunque la cosa mi sta portando giovamento, che prima di questo, magari un periodo prima, so, 1 o 2 mesi prima, questo lungo viaggio che dovete fare, io vi consiglio di magari fare un viaggio, diciamo, di media percorrenza, cioè di media lunghezza, almeno 1.000 chilometri, 1.000, anche 1.500 magari. Questo perché almeno vi potete abituare un po' a fare tanti chilometri nell'arco di una giornata, e così non arrivate, diciamo, al momento che dovete partire per il lungo viaggio, che, diciamo, avete pochi chilometri alle spalle. Questo non per peraltro, ma come tutte le cose, c'è bisogno di allenamento. Cioè, non sembra, ma stare tante ore in sella alla moto non è facile, e anzi ogni tanto è anche stancante. Quindi è un mio consiglio spassionato che vi do: prima magari di intraprendere un viaggio importante, un viaggio lungo, fate magari qualche viaggettino, come sto facendo io, qualche magari weekend, così da riuscire ad abituare il vostro fisico a fare tanti chilometri, a stare tante ore comunque in moto. Poi anche un altro consiglio che vi do: se volete organizzare un viaggio lungo ed è la vostra prima volta, ad esempio, io vi consiglio sempre di andare un po' a tappe, cioè a step, più che a tappe, a step. Ovvero, primo anno che lo fate, se è il vostro primo anno che fate un viaggio in moto importante, cercate di non farlo di 10.000 km, ma cercate di andare a step. Ovvero, un anno fate, magari primo anno fate 2.000 km, secondo anno ne fate 3-4.000, secondo anno, il terzo anno cominciate 6-7.000 e così via. Poi
È quello che un po' sto cercando di fare io, che più andate avanti, più comunque vi allenate e il vostro fisico si abitua a queste cose, anche se comunque devo dire che è sempre molto faticoso, eh. Cioè non è una passeggiata, comunque quello che si vede a viaggiare in moto è davvero spettacolare e la moto sicuramente vi dà un gusto che magari viaggiando in macchina o comunque non so in aereo o altri mezzi non è paragonabile. Quindi penso che il mezzo ideale per fare viaggi on the road, a mio avviso, è la moto, perché vi dà davvero qualcosa di più rispetto a un altro mezzo. Siete più immersi in quello che state facendo. Mi sa che questo farò un video a parte, perché vabbè. Comunque sia, tutti questi discorsi per dirvi di andare a step. Spero che siano dei consigli abbastanza utili. Io non sono un mega moto viaggiatore, ma spero piano piano di diventarlo, e comunque vi sto portando una mia esperienza per quello che conta. Quindi, ragazzi, ci vediamo dopo. Per il momento è tutto. Siamo qua immersi nelle colline toscane e ci vediamo dopo.